giornata, questo pellegrinaggio. Non abbiamo il sole, ma il sole l'abbiamo dentro, e va bene anche così, perché così siamo sotto l'ombra, la nuvola che copre le nostre teste, ma una nuvola di benedizione del Signore. Non piove, garantito, che fino a sera non pioverà, quindi è il clima ottimale per fare questa passeggiata. È una passeggiata speciale, l'abbiamo già detto ieri, lo ricordiamo ancora. È tutta nicese questa volta, è una quarta edizione, Mornese-Nizza, c'è un ponte, c'è un filo che si tiene legatissimi. Quest'anno Mornese qua a Nizza si può dire, ma noi siamo qua a Nizza perché ricordiamo Don Bosco, 150 anni fa è arrivato qui per la prima volta. E guardate che cosa è, è successo in 150 anni e che cosa ci sarà poi in futuro. La provvidenza lasciamo libero campo. L'importante è essere contenti di avere il Signore in mezzo a noi, dentro di noi, essere contenti di fare tutto il bene che si può per i giovani, per le famiglie, per gli abitanti di Nizza e dei comuni vicini. Grazie a voi che siete presenti. Mi fa tanto piacere vedere gli esamieri, vedere l'archivio, i membri dell'archivio storico. Curumbà, la scuola, le nostre maestre sono state veramente brave, un complimento perché vi siete impegnate a pubblicitare, ci siete, ci sono anche una rappresentanza di alunni. Dobbiamo dire grazie agli organizzatori, per Paola mi suggerisse i nomi per aiutarmi, perché da sole non facciamo nulla, insieme è possibile fare tanto e tutto di bello. Un grazie speciale a tutte le persone che hanno collaborato, agli alpini, a Carabinieri in congedo, alla panetteria Bavosio che ci offrirà insieme alla panetteria Gianni e Anna, alla macelleria Giorgio Francesco e all'Ieri di Cappione Armando una buonissima merenda alla fine della passeggiata. Come tradizione salesiana oggi vogliamo ricordare in particolar modo Don Bosco e finire con pane e salame, e non può mancare il bullino delle terre nicesi. Quindi vogliamo ringraziare tutte queste persone che hanno contribuito a rendere più bella questa passeggiata. E grazie a Sor Paola che si è presa insieme ai collaboratori più stretti la responsabilità e la fatica di questa bella giornata, una fatica gioiosa, la facciamo con gioia. Ci mettiamo sotto la protezione di Maria Ausiliatrice che ci guarda. Che farà più grande la gioia che proveremo nel voltarci indietro e guardare il cammino percorso. Signore, donaci il sole che scaldi ogni fibra dei nostri corpi e ogni sospiro della nostra anima. Signore, donaci la pioggia che rinfresca e disseti l'arsura delle giornate troppo aride dei deserti della vita. Signore, donaci il vento che ci accarezzi con brezza leggera al viso e riempia con il suo soffio i nostri cuori. Signore, donaci compagni di viaggio con i quali arriveremo insieme alla meta e sperimenteremo la bellezza dell'ascolto e del dono. Signore, donaci l'amore, è Dio che passo dopo passo ci condurrà alla meta. Signore, donaci la meta. Ci aiuta a capire che il vero inizio è quando finisce la strada. Don Bosco e Madre Mazzarello, pregate per noi.
Allora, oggi festeggiamo i 150 anni della venuta a Nizza, perché Don Bosco la prima volta è venuto a Nizza il 21 agosto del 1871. Quando è venuto a Nizza non era ancora nata la Congregazione delle Figlie di Marsigliatrice, che nascerà un anno dopo. In particolare la creazione ufficiale avverrà a Mornese il 5 agosto del 1872. Pochi anni dopo, il 1877, Don Bosco acquista il complesso del santuario Nostra Signora delle Grazie. Pochi mesi dopo, nel 1878, arriveranno le prime sorelle e l'anno seguente, nel 1879, arriva Santa Maria Domenica Mazzarello, che morirà due anni dopo, nel 1881. E il primo oratorio salesiano, cioè con le suore, arrivano i primi salesiani. Il primo oratorio salesiano non si sviluppa qua, viene creato a ridosso del Belbo, per intenderci dove attualmente si trova il Molino Rizzoglio. Quella posizione ha dei vantaggi, ma ha un grosso svantaggio, che in quel periodo il Belbo era solito esondare. Quindi a inizio Novecento il Belbo esonda e quindi praticamente quella struttura, che tra l'altro molto probabilmente aveva ben poco in muratura, ma era soprattutto una costruzione con una tettoia, viene quasi completamente distrutta. Allora si pensa, visto che nell'acquisto che aveva fatto Don Bosco, oltre a, diciamo, al convento e alle strutture limitrofe, c'erano comunque una zona di prati, di campi, che erano quella dell'attuale via Oratorio e via Nino Costa, si pensa di costruirlo qua. Quindi viene costruito a inizio del Novecento. Questo complesso ha poi un rilancio importante a partire dal 1941, quando a Nizza arriva un giovanissimo prete di origine veneta, che è Don Giuseppe Celi, che è qui sopra raffigurato. Ora, questa immagine, così come il resto del complesso, è sbiadita. Ovviamente noi siamo qua per ricordare una storia importante che ha fatto sì che molte delle generazioni dei nicesi siano cresciute in questo tipo di ambiente e in questa iniziativa non possiamo che auspicarci che, come dire, che questa struttura possa ritornare in un futuro prossimo al nuovo splendore. Nel frattempo ricordiamoci cosa ha rappresentato, cosa è ancora attualmente, seppur in queste condizioni non ottimali, e cosa potrà essere da qui in avanti nuovamente per i giovani di Nizza e dintorni. Vi guido nuovamente rispetto alla seconda tappa, che sarà Cascina Cremosina, che la raggiungeremo tramite la salita dell'Annunziata. Parte di strada Annunziata si chiama anche il Castelletto, e questa cascina prende il nome come Cascina Castelletto, perché adesso chi riesce a vedere un attimo ha un po' di merlature anche questo. In verità non è perché è antica, cioè il nome l'ha preso perché, parlando di Castelletto, diciamo che è venuto bene fare poi una copertura di questo tipo. Il nome per cui si chiama Castelletto è perché quest'altura, insieme alla Cremosina, insieme al Bricco in cui andremo, era zona dell'antico insediamento di Lanero o Lanerio, che era uno dei sette castelli dalla cui distruzione sarebbe sorta all'inizio del 1200 la città di Nizza Monferrato. Quindi siamo su un'altura particolarmente storica che conserva, diciamo, l'unica traccia di quel passato medievale glorioso nell'esterno di Cascina Cremosina, che adesso andremo a raggiungere.
Benvenuti a tutti, questa è la mia residenza di campagna. Io sono la Marchesa Ripa di Meana e la mia famiglia è di origine torinesi, ma noi trascorriamo molto tempo qui a Nizza perché lo potete vedere per questo bellissimo panorama, per le ridenti colline e anche per questi rigogliosi vigneti che ci circondano. Però non dimentichiamo di fare del bene. Questo è il nostro scopo e infatti qui vicino a me c'è Suor Elisa Roncallo che dimora presso di noi per perfezionare il suo francese e per prendere anche lezioni di pianoforte. Eh sì, infatti io approfitto volentieri della gentilezza della Marchesa perché io sono una figlia di Maria Ausiliatrice e il nostro carisma è educativo. E quindi perciò Don Bosco e Madre Mazzarello ci tengono molto a far istruire le suore, a farle studiare molte cose e quindi per poi diventare delle abili educatrici e insegnanti per offrire ai giovani un'istruzione adeguata e soprattutto ai giovani più poveri. L'ultima Marchesa Ripa di Meana, impersonata da Bruna Ghione, come il resto della casata, del resto, era molto devota e, diciamo, in quegli anni pioneristici dell'arrivo a Nizza della congregazione delle Fiamme Ausiliatrici, come dire, ci fu un importante contatto tra questa nobiltà e le suore della Madonna. In particolare, visto che i nobili in qualche modo erano portatori del sapere sostanzialmente, si erano prestati con molta disponibilità a istruire le suore rispetto all'insegnamento della lingua francese e della musica. Quindi Madre Elisa Roncallo, che è stata una delle esponenti più importanti del primo periodo della vostra congregazione, ha, come dire, accettato con piacere questa disponibilità da parte della Marchesa e quindi era solita lei e altre sorelle a salire qui in collina, un po' come abbiamo fatto noi facendo la nostra identica strada, e a trovare, come dire, conforto ma soprattutto una possibilità di istruzione che poi è andata a vantaggio delle numerose allieve che in quegli anni si sono avvicendate all'Istituto Nostra Signora delle Grazie. C'è da dire anche che i Marchesi Ripa di Meana poi si sono uniti molto strettamente alla famiglia salesiana e alle figlie di Maria Ausiliatrice, perché una loro figlia è diventata figlia di Maria Ausiliatrice ed è diventata anche missionaria, tanto che è diventata ispettrice in Francia. Per cui il legame col territorio di Nizza e la congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice è veramente molto forte, anche per alcuni suoi esponenti, come poi vedremo cammin facendo, che si sono legati intimamente alla famiglia salesiana, sia per beneficare l'istituto e quindi attraverso l'istituto le giovani e le giovani che avevano più bisogno, ma anche attraverso alcuni loro membri. Ci sono tanti figli di Maria Ausiliatrice e salesiani che sono partiti proprio da Nizza e quindi nicesi.
chiesetta del Bricco, ci siamo quasi arrivati. Ora vi leggo un testo, diciamo, esplicativo di questo luogo e poi vi racconto un attimo il legame che anche in questo caso esiste tra questa chiesetta campestre intitolata alla Madonna della Neve e l'Istituto Nostra Signora delle Grazie, e in particolare alla Congregazione delle Figlie di Maria Esiliatrice. Su alla Madonnina. Gli ultimi tepori della cosiddetta estate di San Martino permettono un'uscita recreativa e utile. Mancano soldi e provviste in casa. Volendo risparmiare una pena alle suore e rendere possibilmente meno sensibile la penuria del momento, la madre si accorda confidenzialmente con alcune per una soluzione. Si prendono un po' di castagne, quanto basta per dissimulare la situazione penosa, e si va tutte, suore e ragazze, a un santuarietto non troppo vicino né troppo lontano da casa, probabilmente quello della Madonnina della Neve, su di un poggio ridente fra vigne e boschetti. Giunte lassù, la madre le manda tutte per legna, col pretesto di non soffrire il cambio di temperatura più fredda che in basso e alquanto vibrata. E lei, ricorrendo alla bontà dei coloni, lì presso, si mette al fuoco per far bollire le castagne. A tempo debito ne fa lei stessa la più lieta distribuzione, invita a bere al fresco e limpido rigagnolo vicino e dopo qualche fervida Ave Maria nel piccolo santuario e il canto di una lode alla Vergine. Tutte fanno ritorno a casa stanche ma liete, più disposte ad andare a letto che a cena, e quanto ci voleva. Ci indica una curiosità, come a fine Ottocento questa zona avesse già una specifica vocazione viticola, ma non solo. Si parla di castagne, si parla di boschetto, quindi immaginiamo comunque un ambiente molto più variegato di quello che era allora. E è la dimostrazione che comunque questo luogo già allora aveva un significato particolare. La classica, diciamo così, gita fuori porta la si faceva qua. E anche, come dire, le suore della Madonna fanno questo, come tanti altri cittadini di Nizza, e trovano questa occasione di salire in questo luogo che li accomuna, diciamo, per un singolare accostamento. Questa chiesetta intitolata La Madonna della Neve, che guarda caso rappresenta un po' la data del compleanno della Congregazione delle Figlie di Maria Esiliatrice, perché, come vi ho già detto prima all'oratorio, la loro fondazione risale a Mornese il 5 agosto del 1872. Quindi sappiamo tutti da adesso in avanti che ogni volta che a Nizza si festeggia la Madonna della Neve, storicamente per noi in occasione dei festeggiamenti del Borgo Bricco Cremosina, che da qualche anno purtroppo non abbiamo più, ma che, come dire, hanno contraddistinto l'estate di tutti noi, sappiamo benissimo che quella ricorrenza è legata anche alla Congregazione dell'FMA. Quindi c'è questo ulteriore, diciamo, punto d'incontro tra questo luogo è una realtà importantissima per Nizza, qual è quella delle Suore della Madonna. Suor Paola, vuoi aggiungere qualcosa? L'anno prossimo sarà il 150° compleanno delle Figlie di Maria Esiliatrice. Quindi è sempre occasione per far festa. Oggi festeggiamo i 150 anni di Don Bosco a Nizza, il prossimo anno festeggiamo, come dire, la loro nascita. Quindi siamo in una fase dei 150 anni. 150. E poi questa chiesina è legata alle Figlie di Maria Esiliatrice anche perché dentro ha due grossi dipinti lungo le due navate che sono stati dipinti da una figlia di Maria Esiliatrice, Sor Fiorenza, e appunto sono sono due dipinti mariani, uno un'annunciazione e l'altro forse la visitazione, ma non mi ricordo bene. Allora, qualche impressione sulla passeggiata? Sì, beh, è sicuramente una bellissima emozione, no? Rivivere questi posti che di fatto mi hanno accompagnato per tutta l'infanzia e la giovinezza, ma riviverli innanzitutto in amicizia con tutte le persone nicesi che ci sono e anche viverli con i nostri bimbi della scuola, per fare in modo che appunto questi luoghi possano diventare importanti anche per loro, ecco. Allora, qualche impressione su questa bella passeggiata? Come hai detto tu giustamente, è una bellissima passeggiata. Abbiamo la fortuna di vivere in un posto veramente meraviglioso
e il poterlo mostrare e viverli in prime persone è sicuramente positivo. Se a questo uniamo anche tutti i fatti storici che ci sono stati raccontati in questa camminata, densi di cultura, religiosità, è sicuramente il giusto connubio con tutto quanto. Allora, una bellissima mattinata per stare insieme e visitare questi posti. E c'è una bellissima natura e quindi si sta benissimo. E in più c'è un momento culturale perché c'è la storia che viene collegata ai luoghi dove abitiamo e quindi prendiamo coscienza di quello che è avvenuto. Benvenuti a voi nella mia dimora. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Questo è il mio casino di caccia, dove io sono solita riposare quando mi allontano dalla città di Torino. Tante volte ho avuto ospite qui Don Bosco e sono felicissima di potervi accogliere proprio oggi, durante questo evento, insieme al mio illustre ospite, Don Giovanni Bosco. Ma quanta bella gioventù qui in Belesì, quanta bella gioventù e quanti camminatori pellegrini. Queste camminate mi fanno ricordare tanti anni fa, ma proprio tanti. Per la precisione sono 150 anni che io da Torino sono venuto giù per la prima volta qui a Nizza, ospite della qui contessa Gabriella Corsi di Bosnasco, la quale volentieri mi ha voluto ospitare a tutti i costi per farmi, così dice lei, riposare dalle mie fatiche su a Valdocco. A Valdocco, dove a Torino, io con i miei fanciulli, con tutta questa gioventù come c'è qui intorno, ho creato un qualcosa che mi ha proprio allargato il cuore. Con questi fanciulli io li ho aiutati, erano tutti un po' balossi, quasi un po' così. E allora io cosa ho fatto? Li ho presi con me, gli ho insegnato come si studia, gli ho insegnato un lavoro, gli ho insegnato a stare insieme alla società. E poi, cosa fondamentale, gli ho insegnato a pregare. Gli ho insegnato a pregare, ma pregare non pregare, no, pregare col sorriso sulla bocca, lavorando, studiando, sempre la preghiera. E questo mi ha confortato. E adesso, come dicevo, sono qui a riposarmi anche se ho dovuto lasciare questi bambini su a Torino. Meno male che la contessa, col suo buon cuore, grande come una casa, come la casa che c'è qua, mi ha pagato una settimana di panettiere su a Torino per poter sfamare questi miei bambini, questi miei fanciulli. Io adesso, col cuore grande che ho, volevo anche ringraziare soprattutto, posso dirlo, le mie figlie di Maria Ausiliatrice.
proprio le mie, perché loro mi hanno aiutato, hanno aiutato proprio a fare un progetto che io ho sempre avuto in testa. Praticamente quello che ho creato su a Valdocco sono riuscito tramite loro a farlo qui a Nizza, proprio acquistando per pochi soldi questo santuario fatiscente, che addirittura c'era una cantina, una società enologica di Savigliano. Ma cosa ci faceva lì una cantina, una società enologica? Allora sono riuscito a comprarla e a fare, dicevo, quello che ho fatto a Valdocco anche per le ragazze, perché è giusto che anche le ragazze imparino un mestiere, imparino a studiare. E allora grazie anche alle figlie di Maria Ausiliatrice, che da Mornese sono venute giù a Nizza a fare questo collegio, un collegio che forse, posso dirlo, uno dei più belli d'Italia. Eh sì. Queste sono state le opere grandi di Don Bosco ed è proprio il motivo per cui io ho voluto invitarlo qui nel mio casino di caccia, dove oggi vi accolgo, affinché si riposasse un pochino dalle sue fatiche. Ma nelle settimane in cui lui soggiornava qui con noi non faceva altro che lavorare e io lo riprendevo sempre, perché non c'era un giorno in cui non arrivasse qui qualcuno dei suoi collaboratori, i sacerdoti, oppure pensava sempre ai suoi ragazzi, continuamente rispondeva alla corrispondenza, insomma non stava mai fermo, aveva sempre nel cuore la sua attività. Sì, perché quello che a me sta a cuore è proprio la gioventù e la fanciullezza dei bambini, poterli crescere nella religiosità. Nella religiosità e nella preghiera. E nella preghiera perché giustamente lavorando e studiando è una cosa veramente che tocca al cuore. Ricordo un episodio, mi ricordo di un giovane, anch'io. Un giovane a cui nessuno avrebbe dato un po' di fiducia. Forse neanche un soldo bucato, eppure Don Giovanni Bosco credette tanto in lui, perché lo accompagnò nel suo percorso di studi, lo affiancò, cosa che nessun altro avrebbe fatto, con un amore incredibile. Gli ha dato fiducia e quella fiducia è stata ripagata, tant'è vero che oggi proprio quel ragazzo a cui lui diede fiducia è diventato uno dei suoi validi e preziosi collaboratori. È vero. Io ho fatto poco. Tutto quello che è stato fatto lo ha fatto lui. Lo ha fatto lui perché ha creduto in me e ha creduto nel Signore. Perché tutto quello che ha fatto l'ha fatto con la grazia di Dio. Adesso io direi che questi camminatori li abbiamo anche un po' stufati con le nostre parole. Vero, Contessa? È ora che proseguino il loro cammino. E raggiungono il loro scopo, come noi quasi. Volevo dirvi che un altro anno io verrò di nuovo giù, perché ci sarà un altro compleanno molto ma molto importante. Sì, 150 anni. Brava, proprio i 150 anni che io ho fondato le figlie di Maria Ausiliatrice. E allora un altro anno faremo una grandissima festa e scenderò di nuovo. Mi raccomando, né bambini, fate i bravi e non fate i balossi, né? Mi raccomando. E come io dico sempre, vi aspetto tutti in paradiso. Quando sia ora. Sempre quando sia ora. Don Giovanni Bosco, Tonino Resca e la contessa Gabriella Corsi di Bosnasco e Elisa Piana.
Io mi metto qui a fianco perché devo dire che se mi fate una foto insieme a loro mi fate contento. Ma a parte questo, volevo proseguire con i ringraziamenti. Volevo ringraziare chi ha messo la disponibilità di questo magnifico costume, in particolare al gruppo dell'ERCA che fa capo ad Arstellier, che qui è rappresentato da Maria Cristina Masoero e da Simona Gerbi. Anzi, io inviterei loro a spiegarci un po' la storia di questo costume. Mi permetto solo di dire che è un costume che è stato utilizzato per una rievocazione storica, anzi per uno spettacolo teatrale legato alla baronessa Crova. In verità è un po' antecedente rispetto alla ricostruzione che abbiamo fatto adesso, perché se non sbaglio risale al 1600, giusto? Però era talmente bello e che ci piaceva proporvelo qua, anche perché abbiamo pensato che ovviamente la contessa Gabriella Corsi non è che riceve una personalità come Don Bosco con un abito qualunque, quindi è andata nel proprio armadio e ha tirato fuori questo antico e splendido abito. Maria Cristina e Simone, se volete aggiungere qualcosa, siamo qua felici di ascoltarvi. Grazie, grazie. Prego. Ecco voi il microfono. Allora, l'abito è nato perché avevamo, noi nasciamo costumiste nel senso di passione, non di professione, per cui ci fregiamo di aver creato, non con le nostre mani, questo abito, perché nasce da un'idea di un'opera che volevamo comunque rievocare, si dice così, che è la storia della baronessa Crova, che è strettamente legata a Nizza Monferrato. Volevamo raccontarne la vita, una vita un po', per chi ha conosciuto la storia di questa donna, una vita difficile. Era un momento in cui noi volevamo puntare un po' l'attenzione su quanto ci sia di triste nella vita delle donne in generale quando subiscono soprusi, comunque violenze o vessazioni, e spesso addirittura tra le mura domestiche. Quindi la baronessa rispecchiava questa nostra idea di portare un po' alla luce questa problematica. Da un testo di Eugenio Carena sugli studi del nostro Baldino, che aveva fatto una ricerca storica molto approfondita, era nato quello spettacolo, forse qualcuno di voi ha avuto la possibilità di vedere, che si intitola Il Sottanino Rosso. E niente, quest'abito oggi rappresenta un po' per noi speriamo un punto di partenza, perché vorremmo riproporlo. L'attrice che ha vestito quest'abito prima di Elisa e che era sul palco a rappresentare appunto la storia della baronessa Crova era Chiara Buratti, quindi noi l'abbiamo presentato in alcune circostanze e vorremmo rifarlo, quindi non vi nascondiamo che ci piacerebbe prima o poi riportarlo in scena. Siamo noi a questo punto che ringraziamo l'ERCA e voi, che oggi ci avete dato modo di nuovo di tirarlo fuori dall'armadio e di farvelo vedere, e che quindi credo che meriti apprezzamento, che sicuramente ha avuto. E ripeto, si dice stay tuned, no? Quindi praticamente l'idea nostra è di rifarvi vedere questo spettacolo prima o poi. Io mi permetto solo di aggiungere che questo vestito ha una storia un po' particolare, non solo per la parte storica e diciamo reale della contessa Crova, della baronessa Crova, scusate, ma è un vestito strutturato in modo che tutti i cambi di scena che accompagnano il degrado di questa donna sono fatti sul palco, per cui viene tutto fatto senza cambi di scenografia, ma è un vestito strutturato in modo che possa essere, diciamo, scomposto fino ad arrivare ad essere un abito quasi monacale, quando la baronessa viene poi mandata praticamente in esilio in un convento, per cui ha una storia di moda, di costume, che si accompagna a una storia di vita, per cui diciamo che la sua caratteristica principale è un po' questo.
per cui siamo, sì, condivido con Simona che siamo contenti ogni volta che c'è l'occasione di presentarlo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Riprendo solo il microfono per una comunicazione di servizio, riprendiamo il cammino e abbiamo ancora un po' di strada da fare nonostante sarà tutta in discesa e in pianura. Ovvio che se qualcuno di voi ha chi lo aspetta la Madonna, diciamoli che comunque arriveremo fra una mezz'oretta abbondante, facciamo anche tre quarti d'ora. Anche un'ora. Ringrazio nuovamente chi ci ha messo nella possibilità di essere qua, quindi ovviamente la proprietà e Alessandra che, come dire, cortesemente ci ha aperto questo splendido angolo di Nizza che pochi conoscevano e che da oggi ne sappiamo un po' di più. Allora, qualche impressione su questa bella passeggiata? Allora, devo fare veramente i complimenti agli organizzatori, in particolar modo a Sor Paola, Maurizio Martino e tutto lo staff di Conumbà, perché innanzitutto c'è un'ottima partecipazione di camminatori, poi l'organizzazione è veramente fatta bene e su misura per l'ambiente in cui stiamo svolgendo questa passeggiata, ovvero un ambiente storico che ricalca le orme delle passeggiate di Don Bosco e altre scene molto particolari. L'impressione è ottima perché comunque anche il clima aiuta e veramente è un ambiente, non dico di festa, ma un ambiente molto armonico fra tutti i passeggiatori che sono a mio avviso molto, molto soddisfatti. Quindi la loro soddisfazione non può anche che essere la mia e quella di tutti noi, e quindi incrociando le dita, perché ho sentito qualche goccia di pioggia, ma sicuramente non pioverà fino alla fine della passeggiata, e concluderemo di nuovo con, come dice sempre Sor Paola, una fetta di pane e salame alla Don Bosco. Bene, siamo a una delle ultime tappe del cammino Mornizza, un cammino pellegrinaggio che ripercorre un po' le strade dei luoghi della Carpina Salesiana, della Nizza Salesiana, e quindi siamo qua al cimitero. Molte delle persone che abbiamo incontrato lungo la strada sono state sepolte, sono ancora sepolte qua oggi. Il cimitero vede numerose figlie di Maria Ausiliatrice e salesiane di Don Bosco che hanno operato in questo territorio. Nizza per la congregazione salesiana è un luogo molto importante perché qua al cimitero di Nizza sono sepolte tutte le superiore maggiori, sono sepolte le suore della prima ora della congregazione salesiana, sono sepolte persone che hanno fatto conoscere anche Nizza nel mondo. Una per tutte, Madre Angela Vallese, che è la pioniera delle missioni salesiane delle figlie di Maria Ausiliatrice, che ha concluso i suoi giorni e la sua esistenza a Nizza dopo averla spesa nel Sud America. Qua sono sepolti anche tanti salesiani illustri, ne cito due per tutti: uno Don Giuseppe Celi, che a Nizza è famosissimo per tutto quello che ha fatto. A Nizza è sepolto anche Don Giovine, che è un nicese nato a Nizza, nativo di Nizza, che ha operato tra l'Alessandrino e il Casalese. Quindi a Nizza abbiamo persone che hanno scritto la storia salesiana, che hanno fatto tanto bene per i giovani e le giovani non solo di Nizza ma del mondo intero. Quindi un grande senso di riconoscenza per tutte queste persone che ci hanno preceduto.
Benvenuti a tutti, bravissimi che avete fatto questa passeggiata che mi sembra stata eroica perché avete scollinato per varie colline e siete tornati nella casa voluta da Don Bosco. Io sono Madre Mazzarello, la prima FMA, e adesso vi do appuntamento al Mornizza del prossimo anno per i 150 anni di Madre Mazzarello e dell'Istituto di Nostra Signora delle Grazie, e quindi un grazie a tutti, e ci sono i panini! Grazie. Grazie.